questo è un breve indirizzo di saluto per gli studenti che hanno scelto di iscriversi all'Università degli Studi di Napoli Federico II. È la più antica università statale fondata da Federico II per formare la classe dirigente dell'impero. Oggi il nostro è un mega ateneo con circa 100.000 studenti e 3.000 docenti. Le competenze presenti sono sostanzialmente a tutto tondo. Abbiamo livelli di eccellenza nell'area umanistica, nell'area scientifica e tecnologica, nell'area medica, nell'area farmaceutica. Voglio, per non rendere questo indirizzo di saluto freddo ed impersonale, dare dei consigli ai ragazzi, dal momento che le ricchezze dell'università potranno certamente ritrovarle in questo dischetto e la varietà dell'offerta didattica pure. Il consiglio che io do agli studenti è di vivere l'università. Che significa vivere l'università? Significa seguire i corsi, significa rivolgersi ai docenti per avere spiegazioni, significa rivolgersi ai centri di orientamento, per esempio al software, per avere informazioni, consigli ed appunto ricevere suggerimenti che tendono ad orientarlo. Ma vivere l'università significa anche intrecciare rapporti, relazioni, fare esperienze collegandosi a studenti di altri corsi di studio. È una fase irripetibile dello sviluppo della personalità di un giovane ed è un peccato non utilizzare questa straordinaria occasione temporale, oltre che per costruire il proprio avvenire professionale, per formare la propria personalità in una varietà di rapporti. E un vantaggio come quello di vivere dentro un grande ateneo dove tutte le competenze possibili sono presenti è un vantaggio che probabilmente nella vita non avrete mai più. Noi facciamo uno sforzo di fornire agli studenti tutte le facilitazioni possibili. Stiamo lavorando perché, ad esempio, il complesso del sistema informatico di Ateneo resti così come oggi è a un livello eccellente rispetto al panorama nazionale. Gli sforzi sono continui e la meta non si raggiunge mai, quindi anche noi promettiamo ai ragazzi di continuare nell'impegno di organizzare strutture sempre più accoglienti. Molti passi avanti sono stati fatti, molte nuove sedi sono state costruite, molte aule sono state strutturate, molti servizi sono stati avviati. Il rapporto con la componente studentesca è uno dei punti di forza di questo ateneo, che significa colloquio costante da parte dei singoli docenti e da parte degli organi di governo con la componente studentesca. Un consiglio che io mi sento di dare ad un giovane che comincia gli studi universitari è il seguente: non diluire in un arco temporale eccessivo il proprio sforzo di apprendimento. Che cosa voglio dire con questo? E la laurea triennale o la laurea specialistica biennale nella progettazione di un giovane devono avere una durata temporale coincidente con la durata legale. Per fare questo bisogna ottimizzare il proprio tempo e perciò torno all'origine, viverne l'università.
l'università, perché solo vivendo nell'università si può massimizzare il rendimento ed in particolare si possono ottenere tutte quelle facilitazioni che provengono da un rapporto continuo e costante con i docenti, ma anche con i colleghi magari un po' più anziani. È ovvio che anche la componente docente alla quale io appartengo farà la sua parte con il massimo della disponibilità. È ovvio altresì che il periodo di permanenza all'università non può e non deve tradursi unicamente in un'attività di studio, poiché nella formazione della personalità di un giovane deve esserci spazio anche per la socializzazione intesa in senso lato. Quando questo filmato sarà visto e sarà ascoltato, il giovane avrà già effettuato la sua scelta di percorso di studi. Io quello che posso dire è che scegliendo la Federico II hanno scelto un ateneo aperto al territorio che darà loro anche la possibilità di fare esperienze attraverso stage e tirocini nell'ambito professionale, ma hanno scelto un ateneo che certamente si sforza e riesce a dare una solida formazione di base, che è quella sulla quale poi si costruirà l'intera vita professionale. Auguri di buon lavoro.